Ciao a tutti ragazzi di Xingostar, che pare oggi siamo qui con una nuova puntata con una nuova lotta wifi. E oggi siamo, per mia sfortuna, con una lotta multipla. Allora, nel mio team, sto utilizzando il mio team principale. Come potete vedere c'è Gallade, Swampert, Zuzu e Absolution. Mentre nel mio compagno Arthur abbiamo un Meowstic maschio, quindi ho un supporter, quindi avrà le solite mosse: schermo, luce, riflesso, fuoco fatuo e super suono. O meglio, questo è la maggior parte dei Meowstic che incontro. Ah, se voi non vedete molti Meowstic nelle mie lotte wifi è semplicemente perché la mia connessione fa un po' schifo. Cos'è sta roba? Perché la mia connessione fa un po' schifo e quindi durante la battaglia crasho e quindi non posso registrare la lotta, ecco. Mentre nel nostro team avversario abbiamo un team non competitivo da parte di Serena, che per qualche strana ragione sarà stata tipo mezz'ora a sfidarmi con le lotte multiplo. Non sto scherzando. Continuava a sfidarmi una lotta in multiplo. Io comunque accettavo sempre perché non, perché dai, è una lotta, non posso rifiutarla. E purtroppo però non so se c'era qualcun altro che è stato invitato che appunto premeva no, oppure perché mai non trovava quasi mai nessuno, ma siamo tipo stati lì una mezz'oretta per riuscire a trovare compagni. E lei è un team non competitivo, o meglio un team da avventura, possiamo vederlo anche dal fatto che ha Yveltal, Xerneas, Delphox. E nel suo team completo c'era anche Lucario, Talonflame e altri Pokémon che di solito si utilizzano nella squadra per l'avventura. Mentre Frederick è un team competitivo, perché comunque ha un set e sa come lottare, però ha Pokémon Uber, tipo quel Mewtwo, che mi sembra che sia anche l'unico. Sta durando troppo questa intro, quindi partiamo. Non ho detto perché ho chiamato, vabbè, Zuzu, l'ho chiamato Zuzu semplicemente perché il Swampert di Pokémon Adventures di Ruby si chiamava Zuzu, mentre Gallade l'ho chiamato Blade per via delle sue lame che ha al posto dei polsi, non mi viene in mente il nome dei gomiti, ecco. Mentre l'ho chiamato Absolution perché Absol è absolutivo o qualcosa del genere. Comunque, un Greninja con protezione, questo non l'avevo mai visto, lo ammetto, mai visto un Greninja con protezione, e non sto scherzando, anche se la mia voce non si sente. E ad anche acrobazia, e questo mi ha sorpreso. Mi ha sorpreso un gran bel po', perché io pensavo che fosse un Greninja normalissimo, anzi pensavo più che fosse un Greninja non competitivo, e invece no, è un Greninja competitivo con acrobazia, che mi ha fatto fuori Gallade. Cioè, comunque questo Meowstic maschio a quanto pare anche mosso d'attacco, anche se come sappiamo il Meowstic femmina è più portato per attaccare. Entra in campo Absolution, che spiega le sue ali per portare distruzione, o meglio mi piacerebbe che fosse così. Sbigo attacco su Delphox e One Hit KO. Oh yeah, Meowstic usa anche riflesso, perfetto, grazie Meowstic. E Greninja attacca con frana, quindi diventa di tipo roccia. E se avessi una mossa come tipo pugno rapido qui, mi divertirei. Entra in campo Xerneas, quindi, e sappiamo tutti perché l'ha fatto entrare in campo Xerneas. Per il semplice, utilizza per di più Greninja, utilizza protezione, quindi questo l'hanno pensata bene. Così io, che ho utilizzato che se avrei attaccato Greninja non avrei attaccato, e Xerneas di certo non gli faceva niente. E poi questo zuffa
su Xerneas, un Pokémon che non ho mai utilizzato e sinceramente non mi interessa utilizzarlo, ma da quel che sembra è più attaccato per l'attacco speciale, gli metti Zuffa piuttosto che Forza Lunare. What? Comunque, ritorna Acrobazia su Meowstic che va KO. E come potete vedere ce l'hanno quasi sempre tutti con me, perché io sono già rimasto con un solo Pokémon. Non so perché, cioè i Pokémon underused, cioè non ho capito, o i Pokémon underused sembrano tutti più pericolosi, o non so. Comunque ho predictato l'acrobazia e quindi Frana e One Hit KO, e KO per Greninja. Quindi entra in campo Breloom, quindi... E potete perfettamente capire che fine fa il mio povero il mio povero Swampert. Entra in campo Yveltal con la sua Aura Tetra. Breloom usa protezione perché sa perfettamente che noi attaccheremo lui, e invece no, il mio compagno ha fatto un bel predict e ha colpito Yveltal. Io invece ho provato a utilizzare Slavina perché nel caso saresti sopravvissuto l'avrei colpito. E questo a lui ha Toxic Sfera. E piuttosto che farmi finire subito, cosa fa? Prima fa addormentare Delphox e poi dopo mi ammazza. E vi ricordo che tutto questo è fatto da un giocatore che sta utilizzando Mewtwo. Che poi perché? Non capisco, mi sa che magari è sbagliato utilizzare Mewtwo. Non riesco a capire perché utilizza Mewtwo se è così bravo, se ha le strategie in mente, appunto, al contrario di Serena. Seme bomba in arrivo, Zuzu non lo può sopportare perché lui è più portato per gli attacchi speciali, e quindi addio Zuzu, riposa in pace. Ed Elfox continua a dormire. E Coso continua con ripicca. Cioè, seriamente, perché quel di Veltal ha ripicca e non Nero Pulsar? Perché appunto ripicca attacca utilizzando l'attacco dell'avversario. Ed Elfox è un attaccante speciale. Ma vabbè, questi sono dettagli. Ma sarebbe stato epico che magari tipo Ali del Fato, dato che non c'era nessuno, attaccava il suo compagno. Sarebbe stata una cosa che avrei goduto troppo, lo ammetto, devo ammetterlo. E quindi entra in campo Slurpuff. Breloom utilizza Spora, ma lui ha Dolce Velo, che non so cosa fa Dolce Velo, ma penso che sia tipo Magivelo, no? Slurpuff viene colpito dal potente Ali del Fato, però c'è Cotton Scudo, che quindi a difesa di Slurpuff aumentata di 3. Quasi finito. Breloom lancia la Toxic Sfera e questa non me la sarei mai aspettata, il fatto che un Breloom avesse lancio. Questa è stata una buona strategia. Anche io ho un Breloom, se non mi sbaglio, e utilizzarlo così non ci avevo mai pensato. E comunque questo assorbi bacio l'avrei utilizzato io, se fosse stato me l'avrei utilizzato su Yveltal, perché è fastidioso. Cioè, anche se è utilizzato da un giocatore che non è nel competitivo, penso, ecco, può essere comunque fastidioso perché è un cavolo di Pokémon leggendario. Comunque Seme Bomba, guardate quanto gli fa. Spettro Tuffo, guardate, cioè Slurpuff, cavolo, mi è venuta voglia di farmi uno Slurpuff, però non ho voglia di fare le uova, di Crova e poi dopo dovergli dare lo strumento e poi scambiarlo, se non mi sbaglio, se evolve così Slurpuff. Comunque, entra in campo Mewtwo. Fucking Mewtwo Y per di più, che sembra uno spermatozoo, ma in fondo è carino. Lo preferisco Mewtwo X, seriamente.
Chi è che preferisce Mewtwo X a quello Y? Non lo so. Ma in fondo sono gusti. E quel Dragofuria, cavolo. Dragofuria su un Pokémon folletto! Non si può vedere! Non si può vedere! No! No! È totalmente sbagliato! È inaccettabile! Unacceptable! Giammai! Come direbbe Agnes! Dragofuria su un Pokémon folletto! Oddio! Mi ero dimenticato di questa roba. Mi è venuta la pelle d'oca, non sto scherzando, la pelle d'oca adesso. Mi sento male. Mi sento male. Ok, mi sento meglio. Allora, dopo questa orribile vista di Dragofuria su un Pokémon folletto, ho un piccolo annuncio da farmi, ma proprio piccolo piccolo, cercherò di non prendere così tanto tempo. Così potrete andare a vedere altri video tipo miei, ma potete andare a vedere i miei vecchi video. Oppure potete andare a visitare i canali che sono in descrizione, che consiglio sul canale. Perché sto facendo pubblicità? Vabbè, lasciamo perdere. Allora, le lotte wifi per un po' si fermeranno, ossia che usciranno meno frequentemente, perché per il semplice fatto che oltre a questa io ho soltanto due altre lotte wifi pronte che potrei registrare, e ultimamente mi è passata la voglia di giocare a Pokémon, quindi mi sto concentrando più su Golden Sun, Fire Emblem e un altro gioco di cui non farò mai la guida perché sarebbe impossibile poterlo fare. Quindi, per un po' farai le lotte wifi e usciranno con meno frequenza. Ovviamente non spariranno perché in fondo mi diverto un po'. E niente, noi ci vediamo con un prossimo video. Ciao a tutti.